Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Pietre Vive, bollettino interparrocchiale di Bribano, Roe e Sedico. In prima di copertina una bella foto della, dello stendardo del Santissimo Sacramento dell'antica pieve di Sedico. Gli stendardi erano nel Medioevo un segno di guerra, poi sono passati a essere segno identificativo eh, di un comune, di alcune realtà comunali, e poi sono diventati anche segno di un'appartenenza religiosa, le confraternite di diversi tipi e gradi. Ecco eh, qui, viene riportata la confraternita del Santissimo Sacramento. e Gli stendardi. Vengono portati soprattutto nelle processioni, accompagnati dagli aderenti a questa confraternita. Cento anni, il bollettino di Sedico registra questa, questa meta, eh, si parla però di qualche anno in più perché il primo numero uscì nel febbraio del 1920. Una voce, diceva il parroco di allora, che parte dal centro della parrocchia, va in tutte le famiglie e risuona all'orecchio dei parrocchiani vicini e lontani per dire a tutti la buona parola della religione. Ecco, i bollettini nella storia delle comunità parrocchiali e anche civili sono nei decenni passati soprattutto fonte di ricca documentazione della vita e delle esperienze vissute dalle comunità stesse. La riflessione del sacerdote parroco Don... Eh, Gasperin, Giancarlo Gasperin, una primavera a metà: l'articolo parte dalla situazione di qualche mese fa. Una primavera che sta sbocciando, però manca l'acqua. E la primavera dice però viene comunque, come anche la Pasqua, viene comunque. Ma se manca. Eh, quella realtà che connota la Pasqua sul piano spirituale, la festa del cambiamento e l'invito, ognuno sa cosa gli manca per avere una vita più piena, più gustosa, più intensa, più felice e più primaverile. Ecco questo abbinamento tra una lettura eh, della realtà eh, attorno a noi e la vita spirituale, l'esperienza della Pasqua. Consiglio pastorale che cosa bolle in pentola? Ecco lo sviluppo della collaborazione tra le parrocchie e il punto... Eh, fondamentale, c'è poi il rinnovo, il consiglio pastorale unitario che anche qui si è realizzato, la verifica di quanto sia fatto e una novità, un nuovo consiglio per gli affari economici che eh, unisce le tre parrocchie anche sotto l'aspetto della gestione dei beni della parrocchia. Il presepio di Roy era aperto ai battenti, una realtà che è iniziata nel 1988, significativa non solo nella zona di Sedico, ma anche in provincia, addirittura nel Veneto, e quindi eh, si apprezza questa ripresa di un servizio eh, piacevole e anche artisticamente valido. Un tetto per dormire, eh, una iniziativa a favore eh, de, di un'opera eh, in Messico delle. Suore del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri eh, sono le stesse suore che servono il Nevegal, il Santuario, eh, il contributo per realizzare eh, il piano superiore di un orfanatrofio dove vengono accolte 60 bambine povere e vengono ospitate per la loro distanza dalla scuola stessa. Luci sul cammino, ecco, alcune iniziative mh, delle parrocchie laboratorio di Quilling, poi abbiamo il laboratorio Aspettando, in occasione delle varie ricorrenze, il gruppo Chierichetti Liturgia come Gioco e poi due cori, i Grilli Canterini a Sedico e il Coretto Ciclamini a Bribano, tutte realtà che accompagnano la vita delle persone. Anche l'azione cattolica è molto viva a Sedico, una CR a gonfie vele, eh, la giornata dell'adesione, qui la foto la fotoricordo, gli scout, il clan dice che 48 ore a qualcuno possono sembrare molte, a qualcuno possono sembrare poche. Il vivere insieme l'esperienza il reparto anche che va a vivere un campo a scuola, giovanissimi in azione, i figli che con il padre superano eh, il male. Ecco un incontro con i fratelli cristiani della chiesa evangelica di Sedico ascoltando testimonianze. I bambini al centro, la scuola infanzia, Domma d'Estorio, molto apprezzata e amata nella zona di Sedico. Poi la documentazione fotografica, gli sposi, eh, poi gli anniversari di nozze, i battesimi con i volti di bambini e soprattutto molti defunti: il loro volto richiama esperienze di vita insieme, di conoscenza, di amicizia e di presenza nelle comunità. I bilanci delle tre parrocchie presentati alla comunità, l'otto per mille che dà la possibilità alla Chiesa di avere eh, dei eh, contributi per realizzare delle opere. Il ricordo di sua Modesta Avanza e di Don Mario Carlin, mancato lo scorso anno, un sacerdote ben conosciuto in tutta la, la provincia. Ecco, Pietre Vive, bollettino interparrocchiale di Bribano, Roe e Sedico. Passiamo all'Ombra, organo del Circolo Culturale Sinistra Piave fondato nel 1980. Come sempre partiamo dai quattro punti che la redazione stessa presenta come principali. Mel, omologazione della pista di Atletica, una realizzazione che rende la possibilità di realizzare gare a livello nazionale, viene data documentazione di quanto fatto, del valore della iniziativa e una bella foto panoramica della pista di atletica attorno al campo sportivo dove si sono anche svolte delle gare interessanti di atletica a livello regionale. Per l'Entiai Borgo Valbelluna, una notizia ancora sportiva il calcio Lentiai in prima categoria dopo 18 anni questo salire alla categoria superiore è un risultato apprezzabile per tutti gli appassionati di calcio di questa zona di Lentiai, ma un po' di tutto Borgo eh, Valbelluna e qui la documentazione della grande festa che è seguita alla eh, realizzazione di questo obiettivo, la promozione in un'altra categoria superiore. Trichiana la prima edizione del Dolomiti Outdoor Festival è uno sport all'aria aperta. Ecco questa edizione che ha visto una intensa partecipazione, è vissuta a fine aprile. Gli sport della, le attività sportive all'aria aperta, estive e invernali sono il trial running, la bici, il nordwarding, l'escursionismo, solo per citarne qualcuno. E si è realizzata qui il manifesto, che l'annuncia la, la a tutta la comunità, e si è vissuta con intensa soddisfazione di organizzatori e dei partecipanti. Limana, il ricordo di un personaggio molto conosciuto nella Valbelluna, ci ha lasciato Fiorindo Di Sè, pioniere e maestro del gelato artigianale, mancato a eh, 83 anni. Nel eh, scorsi mesi, ecco, quindi qui viene data una documentazione, un racconto della sua storia. Prima gelatiere a Milano, poi mh, è venuto ancora eh, nella sua zona, ha aperto il bar e poi con il suo, eh, eh, suo mitico a ecco, ha percorso tutta la Valbelluna. E il suo gelato artigianale era apprezzato e diremo anche atteso eh, come tutte queste persone che entravano nelle nostre comunità e offrivano qualcosa di buono, viene raccontato come si viveva l'incontro con lui L'articolo di riflessione come sempre in seconda pagina di Giorgio Roncada un macino sulla coscienza di tutti parte dalla tragedia di Cutro i 90 morti ecco non... Eh, non è che ci sia eh, pienamente una coscienza pulita nelle realtà politiche e sociali italiane. Ecco, il contrasto ai trafficanti non giustifica però questa, questi risultati, eh, il dramma di, trover, di dover conciliare l'accoglienza e la, quella che è la difesa da... Da persone che approfittano di questa realtà. In, un caso, in ogni caso, dice Roncada: le migrazioni sono piaccia noi inevitabili e ingestibili all'origine. Ecco quindi si tratta di trovare insieme l'Europa una soluzione a queste migliaia e migliaia di persone che bussano alle nostre porte per essere tutelate come persone, quindi le persone rischiano la morte per cercare di non morire nel loro paese. Ecco, dice. Si eh, proteggono i prodotti che arrivano dall'estero e le persone si rischia di non badare. Il giornale continua poi con tutta una serie di documentazioni di quanto è avvenuto nelle settimane scorse qui eh, per Borgo Valbelluna: il successo del 37esimo Rally Bellunese eh, che ha avuto grosse difficoltà. Ma poi con i 70 equipaggi, con grande soddisfazione e eh, l'impegno appassionato di Achille brix e e dei suoi collaboratori è riuscito a essere realizzato lo scorso 2 aprile. Poi il giornale continua: Derby di calcio, una nuova, eh, un nuovo centro di parrucchiere. Poi abbiamo un ecco, interessante racconto: La Pasqua di una volta nei ricordi di Graziosa, e avanti altre pagine interessanti che si possono trovare sfogliando. Il giornale L'Ombra, organo del circolo culturale, sinistra Piave. Passiamo a Confcommercio Belluno Magazine, rivista di Confcommercio Belluno. In copertina, tante le opportunità a disposizione del socio, Confcommercio Belluno dà assistenza per ogni problematica. Ecco, il filo diretto con il Presidente Paolo Doglioni, Confcommercio, la casa delle imprese, la casa tua, dice il Presidente ai suoi associati. Fare eh, presente tutte le, conoscere le molte opportunità è compito dell'associazione, quella di essere anche faro per tutti gli associati, è un impegno che l'associazione si, eh, eh, si offre per tutti gli associati. Ecco, chiede anche un impegno da parte eh, delle persone a essere membri attive di questa associazione. E questo permetterà anche attraverso le associazioni di ciascun socio di diffondere questa, queste potenzialità ad altri imprenditori e potenziali imprenditori perché ConfCommercio è la casa delle imprese e vogliamo far sì che questa casa sia sempre più grande e accogliente. Un obiettivo, un proposito che stanno realizzando i responsabili di questa associazione di categoria. L'agenda di ConfCommercio Veneto a confronto con il Presidente della Regione Luca Zaia, che vediamo qui nella foto, con il Presidente eh, Doglioni, presente insieme al Direttore Dal Poz, tra l'altro Doglioni è anche Vicepresidente del Consiglio Generale del Veneto di ConfCommercio. Eh, il punto su eh, Milano Cortina 26 è il problema della rigenerazione urbana soprattutto con una attenzione ai negozi di vicinato, che, dice l'articolista, sono il nostro valore aggiunto, ma sono spesso in sofferenza, come hanno affermato insieme i presidenti della Concommercio Veneto. Si tratta di sostenere queste attività importanti nelle nostre comunità. Concommercio vicino all'osteria Ponte Serra di Lamont, dopo tre mesi dal devastante incendio, l'attività è ripresa con grande apprezzamento degli ospiti ma anche nei confronti dei titolari Deborah e Davide e dice a loro va tutta la nostra ammirazione, è stata consegnata una targa. Come commercio incontra eh, il GAL 1, nel periodo 23-27 nuovi finanziamenti, Paolo Doglione ha incontrato i vertici dell'ente, GAL gruppo di azione locale, un impegno a promuovere la nostra realtà, soprattutto agricola, nelle zone della nostra provincia. Le imprese tra aumenti tarifari e adempimenti burocratici doppi, ecco questo problema che è sempre delle imprese, un'attenzione ai soci, contributi al turismo in arrivo ai primi bandi della nuova programmazione europea. Essere vincenti sul digitale, ricco programma di eh, programmazione per insegnare le persone. E diventino abili a esercitare questa realtà del digitale. Un volantino per far conoscere i servizi di Confcommercio, poi targhe a 176 nuovi luoghi storici del commercio del Veneto, quattro premiati a Belluno: luoghi storici del commercio della regione, bar Quattro Ruote a Fonzaso, la Dolomiti di Graziato a Belluno, libreria Sovilla a Cortina, rifugio San Sebastiano al Passo Duran. Ecco, sono luoghi significativi dell'impegno anche commerciale, ma di servizio alla comunità. A Cortina, un corso per migliorare l'inclusività delle strutture ricettive, una azione molto, molto importante. Distretto del Commercio Feltre-Piedavena si parte: ecco una rivitalizzazione eh, di queste realtà. Preoccupazione per il ponte di la Valle Agordina, novità in vista per i mercati di Alleghe Serve, e poi il giornale continua con documentare ai soci anche le opportunità che vengono loro offerte per contributi e quant'altro. Abbiamo visto Confcommercio Belluno Magazine, rivista di Confcommercio Belluno. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori Buona continuazione con i programmi di Telebelluno.